Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo di nuovo qui con la carriera, con il nostro toro. Nell'ultimo episodio è successa una cosa gravissima, cosa importantissima. Si è infortunato Immobile per 3 mesi. Quindi al suo posto giocherà Benzia, chiaramente. Abbiamo anche Marte lì in panchina, se nel caso servisse insomma un sostituto a Benzia. Speriamo che regga tutte le gare. Non si sa, comunque speriamo che regga tutte le gare. E niente, abbiamo perso contro la Juventus e abbiamo vinto contro la Sampdoria, mi pare. Anzi no, abbiamo pareggiato con la Juventus, ora che ricordo meglio. E abbiamo vinto appunto con la Sampdoria. Andiamo adesso ad affrontare la Fiorentina. Andiamo un attimo la gestione squadra prima di incominciare, come sempre. Non si sa mai che. Baccali è stanchino, ci mettiamo Kelvin. E poi abbiamo Verdi per Gold. Ok, mettiamo Maximovic al posto di Derek. E direi che ci siamo, possiamo iniziare questa partita Fiorentina-Torino. Fiorentina-Torino, ho ripetuto di nuovo come sempre, mi piace marcare la partita che stiamo per andare a giocare. Siamo allo stadio appunto della Fiorentina, al Franchi, non so come cazzo si chiami, penso di sì. E niente, qui la classifica, siamo settimi, quindi dobbiamo cercare di un attimo riscattarci e riprendersi e insomma andare avanti, fare dei punti, cazzo. Forza Fiorentina-Torino, quindi bravissimo qui a recuperare, palla dentro, attenzione Cuadrado, palla di Scuffet, reattivo, non riusciamo a fregargli sta palla, maledizione. Cuadrado, Dodò contro Cuadrado, attenzione il dribbling, Rossi, è mancino Rossi, la butta dentro, prova il tiro, Scuffetta ancora lì, 2 tempi, mamma mia, reattivissimo tutte e 2 le volte, palla su, attenzione palla su, Verdi recupera questa palla, attenzione c'è dall'altra parte Fischer, viene servito bene, palla su terra rete, mamma mia che palla di Verdi in mezzo ai due, ma mamma mia che rete di Fischer, tiro a raso terra. Che spettacolo, guardate qui Verdi, come vede il compagno, smarcatissimo, liberissimo, palla che non andava neanche forte, di giustezza la mette Fischer, guardate lì a fil di palo proprio, qui il portiere si è buttato, Neto in teoria si è buttato dopo un anno, infatti chiaramente prende gol, però va bene così perché è a nostro favore, quindi Fiorentina 0 Torino 1 grazie alla rete di Fischer. Calcio d'angolo per il nostro Torino al 27esimo, palla in mezzo, c'è Obiang, palla ancora lì, niente, non succede niente, Malanda può provare la mina, attenzione Maximovic, Ache, palla dentro di Ache, rete di Malanda, spero di non sbagliarmi, spero che sia proprio Malanda, perché ho il dubbio tra Malanda e Obiang, però non li riesco a riconoscere, vacca miseria. Comunque, grande Ache che vede il compagno in mezzo, tiro di prima di Malanda barro Biang, non lo so, adesso lo scopriamo, purtroppo non si distinguono troppo bene. Neto battuto anche stavolta, 2-0 con gol di, non lo so, ecco qui, era Biang che ha segnato. Numero 23 Obiang, ricordiamocelo, bravissimo Biang a incrociare così di prima. Calcio d'angolo, Verdi la mette in mezzo, c'è Maximovic lì? C'è Obiang anche, cazzo Kelvin con le sue 5 stelle massabilità, e allora cross in mezzo, c'è Ache stavolta, c'è Fischer di nuovo, Fischer prova a girarsi, niente non ce la fa, Darmian se la mette sul destro, niente da fare anche per lui, tutti murati, bravissimo Ache qui a recuperare, finisce qui il primo tempo, 2-0 per il nostro Toro qui al Franchi, spettacolare per ora questo primo tempo, la Fiorentina sta giocando ma noi abbiamo concluso meglio e quello che importa in questo gioco è chi segna di più, quindi forza andiamo avanti così. Kelvin perde la palla, Kelvin, non si perdono quei palloni, Kelvin, mannaggia te, Obiang, Kelvin tenta il numero, lo trova, si allarga tutto per Obiang, attenzione Obiang, Obiang si ferma, si accentra Obiang, Obiang con il mancino, mamma mia Obiang! Che spettacolo Pedro Obiang, questo episodio è tutto suo, tanti like per lui, mamma mia Pedro Obiang qui, finta del tiro sulla fascia, rientra, ecco qui, finta del tiro, rientra,
avanza per una decina di metri, poi la botta di Mancino, pensavo tirasse fuori visti i tiri che ha lui, insomma l'ho provato più di una volta in questa carriera e non ha mai segnato. Oggi sta facendo faville, signori, questo è Pedro Biang, tanti like per lui e 3-0. Attenzione Kelvin, può servire in compagno in mezzo, cazzo, no, stava per segnare Benzia, ha avuto una grande occasione Benzia, da un metro dalla porta non c'è riuscito, comunque recupera la palla Verdi, Malanda, Fischer, sempre per Verdi, attenzione Verdi, cross in mezzo, c'è Kelvin lì e rete anche per Kelvin, altra rete per Kelvin, mamma mia, qui stacco imperioso, spettacolare questa rete, 4-0, partita definitivamente chiusa, Neto battuto per la quarta volta, 80esimo, ultimi 10 minuti, Fischer si allunga la palla, guarda il fondo Fischer, vediamo se ci riesce, vediamo, la palla che rimane lì, forse calcio d'angolo, no, non è niente, solo rimessa laterale, 90esimo, ultimi 3 minuti di recupero, vediamo se riusciamo a fare un'altra azione, Fischer, Nambar, attenzione, palla che rimane lì, Obiang prova ad andarla a prendere, Rossi, palla per lui, Quadrado, Dodò, bravissimo a chiudere come sempre, Darmian, finisce qui la partita, fantastica prestazione del nostro Torino, 4-0 alla Fiorentina, fuori casa, sono andati in rete Obiang, Kelvin e non mi ricordo l'ultimo, vediamo, Fischer, perfetto, sì, è vero, il tiro rallentatore di Fischer, perfetto, quindi altri punti che vengono a casa, altri 3 punti che vengono a casa, utilissimi per la classifica, utilissimi per il morale, visto che comunque sono tutti abbattuti perché non c'è Ciro, attenzione, eccola qui, l'offerta della nazionale dell'Italia, eccola qui, vediamo quando scade, 15 novembre insieme a quella dell'Argentina, questa è, che cazzo è, Corea del Sud non ci interessa, quindi Corea del Sud possiamo già rifiutare, anzi no, aspettiamo tutto, comunque Corea del Sud, Argentina ma soprattutto Italia signori, Italia finalmente è arrivata. Finalmente è arrivata l'offerta dell'Italia, Lam deluso, lo facciamo giocare un po', è arrivata l'offerta dell'Italia come stavo ribadendo e sto dicendo per 4-5 volte di fila, infatti mi sto sciupando a dirlo, e niente ragazzi, nei commenti chiaramente scrivete se dobbiamo accettare o meno questa Italia o questa Argentina, una di queste due io la prenderei, e partita contro il Bayern Monaco, oh oh oh, Torino Bayern Monaco, questa sì che sarà una partita dura, mannaggia, andiamo a vedere, cazzo faccio perché cambio il modulo, cambiate il modulo, non so perché, mettiamo a posto sto modulo, voilà, 4-2-3-1, no era questo, ok, 4-2-3-1, allora, Fischer è stanco però partitone, mettiamo Zingin Lam per Dodò, poi mettiamo Maximovic per Ache, ok, possiamo mettere Bellomo in campo, Baza Çıkoğlu per Fischer volendo, no lasciamo così, al massimo lo mettiamo poi dopo, signori, Torino Bayern Monaco, Champions League, seconda partita che facciamo dei gironi, la prima contro, non mi ricordo se era il Benfica, comunque abbiamo stravinto, oltretutto fuori casa mi pare, oggi invece partita importantissima, sì era proprio Benfica, oggi partita importantissima signori, Bayern Monaco, una delle squadre più forti del mondo, se non la squadra più forte del mondo, oltre al nostro Toro, finalmente siamo pronti per partire con questa partita, attenzione non facciamo di ste cappelle contro il Bayern Monaco per favore, ci prova a intercettare qui Schweinsteiger, attenzione, palla dentro Schweinsteiger per Agüero, niente da fare, Scuffet c'è, tranquillissimo, sbaglia il passaggio qui, stiamo attenti Agüero, Ribéry, orca boia Ribéry, Maximovic contro Agüero,
Ribéry, la mette di prima? Ma che gioco, mamma madonna, mamma mia, mamma mia, mamma mia, ma state vedendo che gioco, signori? State vedendo che spettacolo questo Bayern Monaco qui, Alaba porta vuota, completamente vuota, poteva segnare, invece ha sbagliato, per fortuna nostra. Non lasciamogli far niente, per fortuna non ha tirato di prima, non ha fatto niente. Lam, bravissimo Lam a contropiede, ha recuperato questa palla. Lam, nello spazio per Fischer, viene servito bene Fischer, prova la mina, Neuer. Prima occasione per il Torino, prima occasione per noi. Qui Fischer ha provato di potenza, bravissimo. Qui si stende Neuer, chiaramente, copre tutta la porta. E allora calcio d'angolo, gol dalla bandierina. C'è Schweinsteiger, c'è anche Derek, ci prova di testa. Attenzione sulla fascia per Müller. C'è Agüero in mezzo, Stiamo attenti che c'è Agüero in mezzo. Rovesciata di Agüero. Porca miseria, mamma mia, qui veramente fanno pattire come un matto. Calcio d'angolo, tutti dentro. Viene a prenderla Müller. Boateng. Attenzione, Boateng, il cross in mezzo. Via così. Contropiede, dai. Possiamo puntare tutti sui contropiedi. Baccali per Benzia. Benzia ci prova. La palla viene allungata. Vediamo se esce Neuer. Esce tardi Neuer. Benzia. Benzia. Come ho detto, bisogna sfruttare quel poco che ci viene dato. E qui Benzia sfrutta quel poco che ci viene dato. Qui Neuer esce in ritardo. Benzia prova a tirare raso terra. Ci riesce. Palla che passa sotto Neuer. E rete dell'1-0. Mamma mia, chi l'avrebbe mai detto, non avrei mai pensato di segnare. Grande Benzia che si ritaglia questo piccolo, anzi potrebbe essere anche grande, spezzone di questa partita, in questa rete importantissima assolutamente. Benzia, eccolo qui, immobile dalla tribuna che guarda, poverino, rotto. Primo gol in Champions League, nella nostra Champions. E allora Torino 1, Bayern Monaco 0. Finisce qui il primo tempo, Torino 1 non si sa come e Bayern Monaco 0 non si sa come. Bayern Monaco che ha giocato praticamente solo lui, abbiamo avuto un'occasione seria, oltre al tiro di Fischer parato da Neuer, un'occasione seria che ha concretizzato Benzia. Andiamo a vedere le statistiche qui, mamma mia, è stata un'azione veramente velocissima. Altri risultati, vince l'Atletico, vince la Juve, il Milan pareggia, il Porto pareggia. E il Chelsea vince, il Twente pure contro il Barcellona, attenzione, il Twente Barcellona 1-0. Statistiche che non sembrano, perché noi abbiamo fatto 4 tiri, 3 in porta, non mi ricordo neanche i 3. E Bayern Monaco 3 tiri, 1 in porta, 65% di possesso palla. Comunque questo Bayern Monaco è veramente, veramente indiavolato, troppo forte. Non facciamo ste minchiate, bravissimo qui Fischer. Benzia prova ad allargare per Fischer, ci riesce. Fischer, palla dentro per Benzia che di prima, urca miseria. Palla 10 cm più bassa e avrebbe fatto il gol dell'anno, veramente. Bellissima la palla di Fischer per Benzia, bellissima la coordinazione di Benzia che tira purtroppo sopra la traversa. Müller, può servire Agüero? Agüero, è lì Agüero? Via, 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 che miseria, palla fuori anche qui di poco. Commette fallo il Bayern Monaco. E allora Malanda. Palla dentro qui. Per Benzia. Si ferma. Può tentare il tiro a giro palo. Che sfiga, signori. Mamma mia. Tanti like anche qui per lui. Müller. Palla dentro per Robben. Vacca miseria. Lan contro Robben. Chi l'avrebbe mai detto? Il nostro Zingin. Palla lì. Attenzione, Müller. Intercettato da Ake. Gold, parte in fascia. No, che miseria, anche qui poteva essere servito meglio. Attenzione alla palla dentro. Qui Derek si lascia sfuggire la palla così. Agüero si scarta, scuffetta, rete all'85esimo. Vacca puttana, vacca. Cazzo, eravamo 1-0, ho tenuto fino alla fine. Però qui Bayern Monaco troppo, troppo, troppo forte, veramente. Rivediamoci il gol. Qui Derek non è riuscito a prenderla. Agüero tranquillissimo si scarta, scuffet come se fosse un birillo. Poi tranquillo, aspetta anche a tirare il pezzente. Porta vuota, tiro e rete 1-1, gol di Agüero.
Schweinsteiger. Derrick. Non riesce a intercettare la palla. Palla dentro per Goetze. Tiro di rete. Ma non ci credo. Ma non ci credo. No. Bayern Monaco 2, Torino 1. Tutto in 5 minuti, veramente. Abbiamo fatto il partitone della vita, ma abbiamo preso due inculate così all'ultimo secondo. Ma dai, bellissima palla qui di Schweinsteiger dentro per Goetze. Non possiamo farci nulla. Anche qui, cazzo, non errore nostro sicuramente. Goetze chiaramente non sbaglia nell'uno contro uno. 90esimo. Proviamo il tutto per tutto, anche se ormai la partita sembra essere finita. Finisce qui anche il secondo tempo. Appoggio il joypad veramente perché sono, mi hanno proprio fatto incazzare. Dai, non si potrà mai. Direi di sì, si potrà. Qui liberi in tuta. Questa è la palla da guerra, non so perché. Comunque 2-1, cazzo che sfiga. Bayern Monaco troppo, veramente troppo forte. Adesso ho incontrato una squadra forte finalmente. Porca miseria, veramente di un altro livello questo Bayern Monaco. In 5 minuti ha cambiato la partita, ci ha ribaltato il risultato. E niente ragazzi, Benzia ha fatto quello che poteva, non c'era Ciro Immobile. Se ci fosse stato, chi lo sa cosa avrebbe fatto, conoscendo magari anche già i tedeschi, visto che gioca nel Borussia Dortmund. E niente ragazzi, questo episodio finisce qui. La classifica è lì, siamo quinti, 10 punti, 2 dall'Inter che è secondo. E lasciate un bel like come sempre ragazzi, un commento, stavolta un commento specifico su quale nazionale scegliere, Italia o Argentina, o aspettare ancora, non so cosa preferiate insomma voi, ormai indifferente. E un bel like, un bel commento, quindi se siete nuovi iscrivetevi al canale, siamo quasi all'inizio, sta per arrivare FIFA 15 ragazzi, quindi tra un po' uscirà anche un video su come organizzarci quest'anno con FIFA 15, con la carriera, eccetera, eccetera, eccetera. Io vi saluto ragazzi e come sempre, grazie a tutti.